È una scelta sicuramente di carattere politico quando ci impugnano delle norme perché dicono che sono discriminatorie semplicemente perché diciamo che i soldi di Friuli Venezia Giulia devono essere utilizzati per diminuire la disoccupazione dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Mi sembra una cosa folle, esattamente come mi sembra folle che abbiano impugnato il fatto che noi abbiamo spostato le risorse che venivano utilizzate dalla giunta precedente targata PD del Friuli Venezia Giulia per pagare i corsi di sci agli immigrati entrati regolarmente, noi li abbiamo spostati per i rimpatri volontari. Mi auguro che non vogliano vendicarsi sui territori amministrati dalla Lega dove c'è una grande percentuale di consenso, perché altrimenti dimostrerebbero per l'ennesima volta che credono alle istituzioni come qualcosa di proprio, non come qualcosa di comune. Il governo accentua il fatto che ci sia un conflitto di competenze, che appunto i rimpatri coatti siano di competenza statale. Ma se io voglio collaborare finanziariamente per favorire questo tipo di pratica, perché non posso farlo? Presidente, questi fondi servivano all'accoglienza diffusa. Il programma per l'immigrazione lo fa Regione Friuli Venezia Giulia, non capisco perché i nostri soldi devono essere per l'accoglienza diffusa che ha deciso Serracchiani insieme a Renzi. I cittadini l'hanno mandata a casa proprio per questo, non vedo perché quelle risorse non posso utilizzarle rispetto a un mandato popolare che ho avuto con il 57% dei voti. E sul fatto che gli incentivi occupazionali debbano essere destinati a persone già residenti da 5 anni nella regione, lei non lo considera una scelta discriminatoria? Mi scusi, secondo lei i soldi dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, perché di questo si tratta, noi abbiamo compartecipazioni, quindi risorse proprie, devo utilizzarle per diminuire la disoccupazione in Gambia o in Polonia? Però questo discrimina anche gli stessi italiani che provengono da altre regioni. È chiaro che è un'impugnativa che non ha nemmeno letto le sentenze antecedenti dove dicono che un termine equo di tempo e 5 anni l'hanno ritenuto equo, possa essere proprio giustificato perché appunto parlando di amministrazioni locali e regionali bisogna cercare di fare un principio di priorità perché altrimenti il risultato è che la misura non funzioni e non possa dare le risposte necessarie se la platea si amplia in modo indiscriminato. Un'ultima cosa, Presidente, lei come definirebbe questo governo? Mi sembra che la definizione di governo del poltrone sia più adatto. Se fosse successo questo in un altro paese, Francia, Inghilterra, Germania, io penso che ci sarebbe stata una sollevazione indipendentemente dal colore politico rispetto alle scelte compiute.